calcio di punizione. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo, se non ci sarà del recupero. Attacca il Milan, Jankulovski, Brocchi, Pirlo, anche Maccarone e Corvi adesso partecipano alla fase difensiva. Cafu, anticipato Oliveira, possibilità in contropiede, Cozza, buttato giù da Oliveira, intervento veloce, calcio di punizione e c'è anche cartellino giallo per Oliveira. È fondamentale nel Siena il lavoro in fase di ripiegamento da parte di Maccarone e Corvia, del resto Veretta osa giocando con un trequartista e due punte, è necessario dunque che tutti, anche gli attaccanti, diano una mano in fase di copertura per garantire gli equilibri. E fin qui Maccarone e Corvia questo lavoro lo stanno facendo molto bene. Monito Oliveira, scocca il 45esimo, ci sarà del recupero, un minuto di recupero indica Mazzoleni, il quarto uomo. Cozza, pallone uscito alla rimessa laterale è per il Milan. C'è tempo così per un'ultima azione offensiva rossonera in questo primo tempo. Ha ricevuto il pallone Brocchi, allarga per Jankulovski, lo tende in zona Antonini, Calazze, Bonera, può spingere Cafu in verticale per Oliveira. Su di lui c'è Portanova, Oliveira d'astuzia difende il pallone commettendo però fallo, c'è la segnalazione di Biasutto, uno dei due assistenti di Messina, fallo del brasiliano che invece dice che in realtà si trattava di spalla contro spalla regolare con la mano, però probabilmente Oliveira ostacola in modo irregolare l'avversario. Giusto il calcio di punizione concesso dall'arbitro, non c'è tempo per l'azione offensiva della Siena. Primo tempo che finisce sulla 2-2, una bella primo tempo, luci e ombre nel Milan, ma soprattutto un grande Ronaldo. Super spot. Tutto è pronto per il secondo tempo, calcio d'inizio del Milan, si riparte dalla 2-2 del primo tempo. Non ci sono stati cambi nell'intervallo, anche se si sono scaldati a lungo Ambrosini e Maldini. Nessun cambio anche nella Siena. Attenzione a Cozza che si avventa su un pallone vacante, lo insegue Gattuso, accelera Cozza, Gattuso riesce a toccare il pallone, Storari lo prende tra le mani per Messina, non si tratta di passaggio volontario all'indietro al portiere. Molti tifosi reclamano, tutti in piedi naturalmente, dicendo che la palla è data indietro, invece non sanno che non è stata volontaria. Gattuso è andato per spezzare l'azione avversaria, non per servire Storari, direi che è stata correttissima la valutazione di Messina. Colomani, Cafu, qui le proteste di Cozza piuttosto plateale all'indirizzo dell'arbitro, rischiato Cozza. Cacà, l'apertura per Cafu sulla fila del fuorigioco, Gattuso chiuso da Vergassola, Cacà prova di vincolarsi dall'abbraccio di Castaldello, scarica su Cafu, il cross in area, attenzione a Ronaldo, il controllo con il petto, poi perde l'equilibrio ma non protesta per il contatto con l'avversario. Lui ha cercato il rigore sicuramente lì, ma l'arbitro è molto vicino, chiaramente non c'era proprio il fallo. Calazze, Pirlo, Brocchi, il Milan subito si è stabilito nella metà campo della Siena. Jankulovski, immagino si sarà fatto sentire Ancelotti nell'intervallo, soprattutto per quei cali di tensione che hanno portato alla doppia rimonta della Siena. Il cross di Jankulovski, dove però non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore. Maccarone, sponda per Antonini. Gattuso lascia sfilare Cacà, arriva a sostegno Cafu che si accentra, si è allargato invece Cacà, si cercano i due brasiliani. Movimento di Gattuso che porta meno avversario a Cacà, dentro per Ronaldo, pallone di ritorno per Cacà, ma c'è il muro avversario, ancora Ronaldo, forse una fallo di mano, il ripallo favorisce Ronaldo. Gattuso, insiste il Milan, Cafu si coordina per il cross, la deviazione di Vergassola, angolo. Visto Ronaldo che è venuto a giocare qua dietro a cercare la palla, ha vinto contrasto, ha fatto il passaggio a Cafu, aveva fatto un bellissimo scambio con Kakà che per un pelo, lì vede a questione di centimetri, quando i giocatori stanno all'arrivo i piedi buoni. La bandierina Pirlo, lascia sfilare Calazze, sbuca le sue spalle però che mai viene anticipato da Vergassola. Gattuso, Cafu, può impostare Calazze, Brocchi,
è scattato Jankulowski a sinistra, servito, ma adesso in chiusura c'è Bertotto. Brocchi, il pallone per Olivera è stato calibrato male, Olivera non è riuscito a controllare, ma insiste il Milan. Gattuso, Kakà, Brocchi non filtra il pallone, Brocchi però lo recupera, Ronaldo, buono il controllo, poi non riesce a liberarsi di Vergassola. Cozza, Antonini, accelera Antonini, dentro per Corvia, lo ferma Bonera, poi Bertotto cambia, perfetta l'apertura dell'ex capitano dell'Udinese nella zona di Molinaro, che può spingere tutto verso l'area avversaria, lo tende in zona Cafu. Molinaro va alla cross quando è troppo tardi, gli piomba addosso rapidissimo Gattuso, che si rifugia in fallo laterale. Cozza, il guizzo di Cozza, si è liberato di Gattuso, va in slalom Cozza, scarica su Molinaro, pallone che si impenna, diventa quasi un tiro Storari, poi netto il fallo di Maccarone. A volte un contrasto così può ispirare, la palla può andare così in aria, quasi mette in grossa difficoltà Storari, perché il pallone è venuto a candela. Penso che il ricambio del Milan potrebbe essere per far riposare qualche giocatore, soprattutto Kakà, che sta giocando, deve giocare tutte le partite. Scivola pressato da Portanova Olivera, si trascina la palla in fallo laterale con le mani, già pronto Molinaro, non aggancia Corvia, Pirlo, Bonera, la finta di Pirlo su Corvia. Nel Siena sta scaldando un giocatore che è molto pericoloso, che tecnicamente è molto valido, che è Locatelli. Attenzione, Kakà, si gira Kakà, si propone Gattuso, non c'è Cafu da quella parte, che è rimasto in posizione difensiva, il cross di Gattuso in area per Ronaldo, svetta Portanova, poi il colpo di testa di Cozza, di tacco Vergassola, contrasto con Pirlo, pallone che si impenna sul colpo di testa di Codrella, pallone recuperato da Cafu, può insistere il Milan. Kakà più attivo in questo avvio di secondo tempo, dentro per Ronaldo, anticipato Cafu, controlla male, bella la finta di Bonera su Corvia. Mi pare che Siena meno padrone del campo in questo momento. Cafu, insiste il Milan, le cross di Cafu, troppo basso, pallone che è facile preda di Portanova. Eccolo Locatelli, si sta preparando nella panchina della Siena, mentre nel Milan potrebbe arrivare al momento il turno di Ambrosini, non di Maldini ma di Aubameyang. Pallone ha recuperato Jankulowski, combina con Ronaldo che ha subito fallo, Jankulowski accelera, a terra Ronaldo, chiede l'intervento dello staff sanitario, si è fatto male Ronaldo, intervento durissimo su di lui, fa giocare Messina, poi arresta il gioco. Ricevuto una brutta botta al piede Ronaldo, e questa è la comprensibile preoccupazione di Galliani e Braida. Sicuramente sì, i tifosi stanno inveendo contro Ronaldo, invece non è giusto quello che stanno facendo, perché Ronaldo la botta l'ha preso sicuramente. C'è stato un giocatore ammonito per proteste, o meglio, è stato ammonito l'autore del fallo. Vediamo, sì, Castaldello, brutto intervento, l'ammonizione ci sta tutta. Sì, perché è entrato proprio nella caviglia. Applausi ironici completamente fuori luogo per Messina, che invece ha interpretato in modo direi impeccabile sia l'ammonizione a Castaldello sia l'aver poi arrestato il gioco, perché era doveroso soccorrere Ronaldo. Pallone restituito da Kakà. Castaldello, posta Codrea, Portanova, settimo minuto della ripresa, 2-2 a Siena. Castaldello, fortunatamente per Ronaldo nulla di grave, corre regolarmente senza alcun problema il fuoriclasse brasiliano. Cafu, Gattuso, è attaccato da Vergassola, va giù Gattuso, non c'è fallo, cadendo prende palla con le mani, calcio di punizione a favore del Siena. Sì, effettivamente Gattuso era caduto da solo, ha perso l'equilibrio. Molinaro, Portanova, Castaldello, pallone verticale per Maccarone, lascia sfilare il pallone, ma c'è Bonera che non concede nulla,
duello di forza. Bonera Maccarone difende. Bravo. La pallone in modo impeccabile Maccarone, poi sulla sovrapposizione di Molinaro parte il terzino, Molinaro in area, si scontra con Cafu, ancora Molinaro, Molinaro, c'è una deviazione, palla sull'esterno della rete, grande azione di Molinaro, la cui caparbita a volte diventa un problema enorme per gli avversari. Che difficoltà la difesa del Milan, anche in questi due contrasti ha perso nettamente col giocatore del Siena e lì è diventato pericoloso perché era quasi vicino alla porta, a 2 metri dalla porta, una facilità, la difesa è una difesa che è molto disattenta, non è molto determinante. La bandierina cozza, problemi però per Molinaro che si è fatto male nello scontro con Cafu. Lo stesso Messina va a sincerarsi delle condizioni dell'ex terzino della primavera della Juve. Messina dice che Molinaro deve uscire per farsi soccorrere. Momentaneamente in 10 il Siena, angolo per la formazione di Caso, lo batte Cozza, palla tesa, sotto porta, Storari con i pugni, pallone che si impenna pericolosamente, attenzione Cozza, Murato Portanova, bravissimo, è stato Murato Portanova quasi a botta sicura, stava calciando, è stato Iaculossi, è stato bravissimo a buttarsi addosso se non mi sbaglio. Angolo per il Siena che è andato vicino al gol del 3-2. Palla sul primo palo Portanova, si coordina, colpo di testa che però non impensierisce Storari. E Mina sicuramente deve cambiare qualcosa, soprattutto nel centrocampo dove dà molta possibilità al centrocampista del Siena di organizzare il gioco. Non c'è aumento di velocità da parte del gioco del Milan, anche se ha dominato alcune fasi un po' sporadiche. Decimo minuto della ripresa, il rilancio Storari. Stacca a vuoto Portanova, Ronaldo difende il pallone dall'attacco di Castaldello, accelera Ronaldo, difende il pallone in tre su di lui, ancora Ronaldo, non c'è sostegno, c'è fallo per Sedani, calcio di punizione. Sì, molta gente non vede che è un fallo, questo è un fallo sicuramente, Ronaldo è stretto in una mossa da 2. Piero Jankulowski sul pallone, da lì i due possono calciare. Questo è l'intervento su Ronaldo. Una serie di piccoli falli. Sì, le toccano i piedi, vede che le continua a toccare i piedi. Addietro. Come se volesse applicare il vantaggio. Messi nel momento in cui Ronaldo ha perso il pallone, ha mandato il calcio di punizione che batte Piro, palla in area, Mucchio, Portanova mette fuori. Jankulowski, all'indietro per Cafu, tutte le Milan nel metacampo della Siena, l'apertura di Cafu a cercare Gattuso, di testa a beneficio di Kakà. Cerca l'uno contro uno Kakà. Gira per Brocchi. Si allarga Jankulowski, palla sulla sinistra, Jankulowski subito la cross, pallone che non arriva Ronaldo, l'aggancia Calazze, il controllo non perfetto, Calazze insiste all'interno dell'area di rigore, palla che filtra, Jankulowski controlla male. E l'ha tirato un po' addosso, Jankulowski ha di spalla alla porta, l'ha picchiato un po' nella spalla e è andato sulla linea di fondo. Comunque il Milan è pericoloso, soprattutto quando fa la geometria. Era in posizione di fuorigioco Jankulowski, per questo motivo si riparte con il calcio di punizione a fuori della Siena, lo batte Manninger. Bordo campo Marco Nosotti. C'è da dire, Beretta poco fa dice si era molto arrabbiato per i giudizi, le fischiate di Messina, dice in un paio di occasioni due pesi e due misure, in una noi abbiamo subito fallo, hanno rigiocato, ha fatto continuare il gioco, abbiamo preso gol, ma per lui dice il nostro problema è riuscire a fermare le fonti del gioco di questo Milan, perché quando loro dopo la metà campo prendono la palla c'è niente da fare, hanno un cambio di velocità e noi non possiamo frenare, però ci concedono qualcosa, dobbiamo essere bravi a sfruttarlo, specialmente sulla fascia sinistra. Molinaro ha un problema, ha colpito duro alla caviglia, vediamo. Ammonito Pirlo per il fallo di Cozza, calcio di punizione per la formazione di Beretta. Secondo giocatore ammonito della Milan è Pirlo dopo Olivera. Jankulowski. Brocchi in verticale, palla a metà strada però tra Kakà e Ronaldo. C'è molta imprecisione da parte del Milan, soprattutto per dare la palla agli attaccanti, c'è molto sbagli che costa caro poi. Attenzione dal fondo Antonini, Maccarone! Non trova il pallone, ancora una clamorosa palla gol per il Siena. Vergassola alimenta l'azione offensiva, Molinaro che arriva a sostegno. Il cross di Molinaro, pallone agganciato da Pirlo, ma il Milan
questo via di secondo tempo, pur avendo l'iniziativa, concesso due nette palle gol all'avversario. Attenzione a Kaká, un po' scoperto alla difesa lessina, parte in velocità Kaká, lascia sulla posto Codrea, ancora Kaká, toccato da dietro, intervento falloso, calcio di punizione per il Milan, giallo per Codrea. Eh sì, ha fatto un fallo tecnico, un fallo intelligente, perché lì Kaká andava via. Bordocampo alciato. Celotti su questo episodio si è davvero infuriato, ancora in questo momento sta parlando, anzi sta urlando verso il guardaline, voleva l'espulsione del giocatore per il fallo su Kaká. Ancora in questo momento lo sta chiedendo a...